Buongiorno a tutti, siamo ad Eurecar, a Tavernola, uno sponsor, un partner del Calcio Como e siamo in compagnia di Carlo Alberto Ludi, direttore generale del Como, e con lui affronteremo qualche tema, no, di campionato e non solo, no? Parliamo del Como, parliamo di questa bella stagione e partirei subito con la prima domanda, Charlie. Insomma, dopo la vittoriosa trasferta a Perugia, la salvezza si può dire magari che è quasi fatta, no? E mi piacerebbe fare un punto con te sul Como e cosa hai provato al gol di Ciciretti. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua, grazie dell'occasione. E, no, la stagione dal nostro punto di vista, la valutazione è positiva, considerando che siamo un po' mossi, considerando che questo è uno dei campionati più difficili degli ultimi 20 anni di Serie B e anche uno dei più belli. E quindi a 7 giornate dalla fine essere non matematicamente ma diciamo quasi certi dell'obiettivo salvezza è qualcosa di importante che ci auguravamo probabilmente a inizio stagione. Probabilmente siamo già potenzialmente salvi da febbraio e questo insomma va dato merito alla squadra di averci sempre creduto, di aver fatto di tutto per non limitarsi magari a fare un campionato banale, al netto che poi mancano ancora 7 partite e vogliamo davvero toglierci ancora grandi soddisfazioni. Rispetto al gol di Ciciretti che è stato veramente un momento bellissimo sia per lui che per la squadra, per quello che ha simboleggiato. Io lo vivo sempre con pochissimo trasporto, ti dico la verità, questo è un po' per sfortuna mia perché mi limito nella manifestazione delle emozioni, questo perché so che all'interno dei 90 minuti tutto è molto relativo. Chiaro. E quindi inconsciamente penso che esultare a un gol magari, non so, possa anche precludermi magari una delusione maggiore successivamente, quindi preferisco essere molto molto equilibrato, gli altri è giusto che festeggino, io aspetto il fischio finale con ansia, dopodiché c'è stato spazio anche per la gioia, visto che davvero lui se lo meritava e la squadra anche per quello che veniva, cioè da dove veniva, cioè un momento di grandissima emergenza, si meritava quella vittoria. Hai detto tu, 7 partite al termine, la prossima sarà una delle partite più attese, no? Sarà il 3 aprile alle 15.30 il derby contro il Monza e si giocherà dopo 2 anni, anche questa è una cosa molto importante, al 100% della capienza degli stadi di Como e in tutta Italia. Volevo chiederti, Charlie, che partita ti aspetti contro una squadra che nel girone di ritorno sta andando fortissimo ed è ovviamente in corsa anche per la promozione diretta. C'è una squadra molto forte, una squadra costruita bene. Sulla carta era assolutamente la compagine più attrezzata con Parma e Benevento e in questo periodo lo stanno dimostrando. Io mi aspetto che il Como, che noi scendiamo in campo per vincere la partita, perché è quello che vogliamo fare, lo dobbiamo ai nostri tifosi, simbolicamente torniamo al 100%, mi piace pensare che tutti gli appassionati, tutti i fan del Como vogliono vedere il derby col Monza e vogliono partecipare a quella che speriamo sia una grande giornata di calcio. La dobbiamo preparare bene, fortunatamente arrivo dopo la sosta, dico fortunatamente perché qualche acciacco l'abbiamo avuto e il tempo questa settimana, soprattutto senza competizione, ci aiuterà per recuperare le forze e vogliamo farci trovare pronti al derby, perché ho già parlato con qualche giocatore, sono veramente motivati per provare a mettere un'altra ciliegina su una stagione che comunque fino adesso non è stata banale. Ecco, purtroppo non sarà un problema del Como, ma visto che si avvicina la fine del campionato, volevo chiederti quali sono le tue indiziate principali per la promozione in Serie A, la diretta e poi per i play-off. Non è facile perché, come dicevo prima, obiettivamente questo è il più bel campionato degli ultimi 15-20 anni. Sono tante squadre, io ho apprezzato molto come ha lavorato il Pisa, perché è stato attento al budget, al bilancio, ma allo stesso tempo nel percorso è diventato competitivo, nel percorso vuol dire in 3 anni di continuità tecnica e di investimenti mirati. Secondo me la Cremonese è una squadra molto forte, partita non sotto i riflettori, ma perché costruita da giovani, diciamo, attrezzata con giovani veramente molto molto importanti, che sono sempre un'incognita, ma allo stesso tempo hanno grande potenziale, mi riferisco nella fattispecie a Fagioli, Zanimacchi o Coli, che sono veramente giocatori di altra categoria, ma quello devono dimostrare in Serie B. Il Benevento, che adesso è un pochino indietro, però ha sulla carta una squadra veramente molto molto importante, quindi è difficile fare previsioni. Il Monza si sta rivelando quella che è, cioè una squadra veramente che può competere fino alla fine.
dal mio punto di vista la Cremonese, guardando anche il calendario, potrebbe farcela. E poi io mi auguro che il Pisa, in virtù di quello che ho detto prima, possa alleggerire sul finale. Io sono stato poi, ho giocato un anno lì, quindi mi farebbe piacere che i tifosi pisani possano avere questa gioia. Ai playoff una Tramonto Benevento. Ok. Con la salvezza si può dire ormai conquistata, direi che non c'è neanche bisogno di fare gli scongiuri. Chiedo se un direttore sportivo e generale come te sta già pensando alla prossima di stagione, se hai già qualche strategia, se c'è qualche strategia già in atto o avete qualcosa in mente. No, beh, sono fortunato a lavorare per una società che ha grande visione, che è lungimirante, quindi noi alla prossima stagione stiamo pensando da settembre, nel senso che tutte le scelte che facciamo sono proiettate al futuro, indipendentemente che siano tecniche piuttosto che strategiche. Riguardo alla costruzione della squadra, abbiamo diversi prestiti che sappiamo dover ridiscutere con i club di appartenenza, però alcune scelte, alcuni pensieri li abbiamo già elaborati, ma anche queste 7 partite ci daranno ancora più conoscenza degli uomini che abbiamo scelto e ci faranno propendere per una o per l'altra strada. Allo stesso tempo, anche come organizzazione, come club, vogliamo crescere, quindi tutte quelle piccole iniziative che state vedendo sono già proiettate nel futuro e quindi, senza svelare niente, però è una società questa che fortunatamente lavora guardando non alla prossima stagione ma al processo, al percorso, e quindi sì, nel senso abbiamo strategie, abbiamo programmi, però non sono ancora i tempi maturi per poterli rendere espliciti. Il direttore giustamente non si sbottona, possiamo però dire che in occasione di Como Monza ci sarà un'iniziativa con Eurecar che poi verrà illustrata nel dettaglio. Proprio perché non si parla solo di campo e di risultati, di classifica, c'è un altro passo importante che sta facendo la società, è quella della ristrutturazione del nuovo centro sportivo di Mozzate. Ci piacerebbe magari sapere se abbiamo una data probabile di inaugurazione, quando sarà a disposizione questo nuovo, quartier generale del Como. Allora, è importante dire innanzitutto che i lavori sono cominciati. Tra mille difficoltà, tra mille pratiche burocratiche, però sono cominciati, il che è fondamentale perché noi ci auguriamo che possa essere la nostra casa già dalla prossima stagione, nelle prime fasi della prossima stagione. Poi oggi dire se questo vorrà dire agosto, settembre, ottobre, purtroppo non riusciamo, però comunque ci sono da fare tanti lavori. Come primo step pensiamo di portare lì la prima squadra e l'Under 19, e successivamente trasferirci proprio anche come uffici, come l'hai definito tu, il quartier generale. Però come primo passo sarebbe stato assurdo pensare di muoverci tutti, visto che comunque i tempi sono molto molto stretti. Ma il fatto che la prima squadra possa avere un centro sportivo di proprietà, una casa dove allenarsi con continuità e dar qualità al proprio lavoro, secondo me è molto importante. Quando io a luglio scorso parlavo di obiettivo salvezza, non era per ipocrisia, ma era perché tutti questi elementi qua, l'organizzazione societaria, le infrastrutture, sono tutti temi che poi si traducono in punti in classifica. Sicuramente col centro sportivo mettiamo un tassello importante per alzare il livello di competitività e anche fare uno step ulteriore, un passo ulteriore nella direzione della crescita. Infatti, del resto, Como ha sempre avuto un centro sportivo, è stato tra i primi in Italia con Orsenigo ad avere, certo. È stato proprio pioniere di questa, no? di questa cosa. Un'altra anticipazione, ai tifosi interesserebbe molto sapere quando sarà pronto il Como Point in centro, se ne parla da un po'. Mm-hmm. Bene, già che se ne parla è importante perché finalmente il Como avrà un suo punto vendita, avrà un suo shop. La posizione è molto centrale, molto molto centrale, e la data d'apertura ancora non c'è, c'è una data che però è per noi, è interna, a seguito del quale firmeremo il contratto, che è molto molto vicina tra l'altro, però la data di apertura logicamente dipende dai lavori che dovremo fare all'interno, da quanto e come lo personalizzeremo, quindi ad oggi non abbiamo ancora una data certa. Di sicuro presto formalizzeremo e definiremo l'accordo e nella stagione sportiva 2023 i tifosi del Como potranno avere uno shop centrale, molto okay. Centrale, dove logicamente fare acquisti piuttosto che vivere il Como, l'esperienza Como, in maniera diversa.
Una società è anche un aggregatore di sponsor, di partner, e oggi siamo nella sede di uno sponsor, di un partner importante come Eurecar. Volevo chiederti quanto sono importanti queste collaborazioni con le aziende in particolare del territorio. No, molto importanti. Ringraziamo innanzitutto Eurecar di ospitarci oggi. Noi abbiamo delle indicazioni chiare da parte degli investitori che, pur essendo indonesiani, sono molto molto vicini a quello che è il tessuto e il contesto in cui si sono inseriti, e quindi noi vogliamo lavorare con il territorio, vogliamo lavorare con, non solo con i partner, ma con tutta la comunità, in modo tale da provare ad essere un tutt'uno col tessuto sociale che ci sta ospitando, perché noi comunque a Como siamo ospiti di quello che è innanzitutto la tradizione del Como e di quello che è il tessuto sociale. E quindi principalmente le indicazioni che sono state date a noi o all'ufficio commerciale è quello di intrattenere relazioni, allargare la rete sul territorio in modo tale che il club venga percepito proprio così com'è, qualcosa di vicino a tutta la cittadinanza e non solo anche alle aziende del territorio. Quindi andremo avanti su questa strada qua, soprattutto quando troviamo partner così, così aperti, così collaborativi come possono essere quelli di Eurecar, per esempio. E a proposito di Eurecar, quindi contestualizzando, ti abbiamo visto arrivare con un'auto elettrica, l'hai parcheggiata, l'hai messa in carica, con una scelta anche sostenibile, no? Che è un po' la mission anche di Eurecar. Sì, assolutamente. Io ho cambiato macchina, adesso parlando un po' di cose extra calcio, recentemente, tre o quattro mesi fa. Sono fortunato perché poi caro benzina, ma è stata anche una... Niente di più, esatto, no, niente attuale. Di più funzionale, niente di più lungimirante, però mi trovo molto bene. Alla fine penso che sia una scelta, una direzione che prima o poi spetterà a tutti, sono la maggior parte delle persone, ho anticipato un po' i tempi e mi trovo molto bene, assolutamente. Bene, noi ora siamo in chiusura, ringraziamo Carlo Alberto Ludi, direttore generale del Como, e viene a farci un saluto l'amministratore delegato di Eurecar, Massimiliano Generosi. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Grazie a te, davvero un piacere. Ti aspettiamo allo stadio, mi raccomando, col Monza. Assolutamente, il 3 aprile è una giornata importante, ci saremo con un bel evento, anche grazie a voi che ci avete permesso di organizzare questo simpatico momento per i tifosi del Como. Assolutamente, un grande piacere. Grazie, chiudiamo qui e diamo la linea poi al prossimo servizio in cui spiegheremo questa iniziativa per Como Monza.